Innesto importante in attacco per la giallo-blu figline che, dal porta romana, preleva l'attaccante classe 91 Andrea Ciolli, che con Chiarelli ha fatto le fortune recenti del reparto offensivo arancio-nero. La società del presidente Gagliardi ha di fatto anticipato anche realtà di categoria superiore che avevano messo i propri occhi sul bomber. Rignanese e Montecatini, su tutte queste le squadre interessate a lui, sono state battute nella corsa da Mr. Cocollini, che, assieme al direttore sportivo, aveva manifestato forte interesse. È di fatto il primo colpo del sodalizio giallo che in attesa di ufficializzare il sempre più probabile avvicinamento alla Valdarno Football Club si era limitato fino ad oggi a diverse conferme. Anche se con l'arrivo di questo attaccante, è anche pronto un salto di qualità importante, passando magari come obiettivo da una salvezza tranquilla all'ipotesi di trovarsi a fine stagione nel 2017 tra le prime 5 giocarsi playoff, smentita seccamente invece la pista che portava ad un altro attaccante, Manuel Bianchi della Lastrigiana, finito poi allo Zeni Taudax, con lui nessun contatto, parola pro di coccollini.